La malattia di Gigi era un rarissimo carcinoma. Ti ritrovi con un'emorragia all'improvviso. Un conto era combattere con la malattia, un conto era combattere con la depressione, sono due cose molto diverse. C'era questa terapia americana che ti dava sul morale con dei mini pig. Ha ritrovato un'energia, una forza. Per quanto è riuscito a vivere poi rispetto a quei 3 mesi? 3 anni. Avendola mi sembrava il minimo poterla portare da un veterinario, non hanno diritti di nessun tipo, tenerla era illegale. E sapendo che io avevo un maiale, sono ritrovata questo vortice, se vogliamo, da 1 a 200. Si è creato attorno a noi qualcosa mai visto. L'Italia intera, la gente da sola, da fuori, ha donato cibo, tende, materassi, 400 persone in pianta stabile, ad evitare che potessero entrare con la forza a prelevare gli animali. Abbiamo intrapreso una battaglia legale e gli animali sono stati raggiunti da un'ordinanza di abbattimento. Eravamo in pericolo. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e bentornati in questo format che è stato il format di lancio di questo canale. In realtà è che non affrontiamo da un po', che è Sfide di Smartphone Photography. Siamo alla quarta puntata, sono contentissimo di potervelo riproporre qui. Se vi siete persi le scorse puntate, andatevelo a vedere sul canale. Vi porto con me in una sfida un po' particolare, forse la più tosta fino ad ora, perché devo andare a realizzare un reportage fotografico, un reportage che mi è stato commissionato, quindi è una situazione lavorativa, vera e propria, però con uno smartphone che diciamo è un ottimo smartphone per gli scatti, ma non rientra in quella fascia di super top di gamma che magari normalmente sceglierei per realizzare un lavoro del genere. Ma non è solo qui che risiede la sfida soprattutto risiede nel fatto che io voglio raccontare questa storia che è molto complessa, molto intricata, molto lunga in 8 scatti. Questa è la vera sfida. Siamo arrivati qui alla sfattoria e, come avrete capito, Paola non ha una situazione proprio tranquilla. Infatti avevamo appuntamento alle 7:30, ma lei è stata chiamata per salvare un maiale che si è perso non so come in città. È una corsa contro il tempo perché rischia l'abbattimento immediato e quindi siamo alla sfattoria, ma non c'è nessuno. Va bene, dai, noi più o meno fino all'1 possiamo esserci, quindi proviamo a capire se riusciamo a fare qualcosa, ok? Allora ragazzi, non ho potuto fare molte riprese all'interno, ma di base questo è quello che succede tipicamente a Paola quando c'è un intervento da fare. Viene chiamata dai cittadini perché non esistono istituzioni di riferimento, le istituzioni trattano questi animali, maiali, cinghiali, agnelli, tutte queste specie di animali solo in virtù del fatto che sono futuri alimenti. Non c'è una legislazione legata al fatto al diritto animale che riguarda altre specie. Quindi lei, essendo diventata un simbolo per la città dopo la sua avventura che avete visto nell'intro, dal quartiere alla città fino a praticamente tutto il Lazio, quando c'è un'emergenza del genere che riguarda uno di questi animali, viene chiamata in soccorso, spesso di notte, perché questi animali escono soprattutto di notte in cerca di cibo. Quando non c'è un legittimo proprietario, lei li porta in sfattoria, dove la situazione è sì precaria, ma comunque in questo modo li salva dall'abbattimento immediato, specialmente nel caso dei cinghiali, dove
mamma con cuccioli, cuccioli, cioè abbattimento immediato, che spesso finiscono proprio nei bidoni della monnezza, letteralmente finisce così la loro vita. Insieme detto alle 4 tutte le terapie, tutto quanto. Madonna, non so come fai veramente. Non ho dormito non niente, so come cioè... fai con le energie. Io appena perdo delle ore di sonno è finita. Quindi. Io ormai penso che è il contrario, non riesco più a dormire. Se dormi stai male. Sto male. È un superpotere, volevo. Yeah. Entriamo nel vivo della sfida con quella che è la fase 1, ovvero la fase dei sopralluoghi e dell'organizzazione del lavoro. I sopralluoghi possono essere fisici o fatti a distanza se non c'è la possibilità. In questo caso sono stato molto fortunato perché ho potuto incontrare Paola un paio di volte prima di entrare nella fase di scatto, ho potuto conoscerla, battere un po' di barriere, capire bene la sua storia e soprattutto fare un sopralluogo qui alla sfattoria. In questo modo appunto sono riuscito a organizzare meglio il lavoro e iniziare a immaginare quali potrebbero essere questi 8 scatti. La difficoltà sta nel fatto di non dover raccontare solo Paola qui oggi al lavoro, ma l'intento è un po' quello di raccontare anche qualcosa che rappresenti il suo passato, ciò che è stato il percorso che l'ha portata fino a qui, che è secondo me la parte più straordinaria della sua storia e anche però quella più difficile da trasmettere per appunto al pubblico. Le uniche cose che mi porterò sono una luce Zhiyun X60, una 60 watt bicolor, addirittura RGB, batteria portatile, sta nella tracolla, posso tirarla fuori all'occorrenza e mi può aiutare in alcune situazioni, magari al chiuso, nella stalla dove c'è effettivamente poca luce e magari può essere un buon rinforzo, e ovviamente il nostro Xiaomi 14T Pro. Adesso partiamo da un totale, è nella sfattoria per raccontare un po' il contesto. Abbiamo due possibilità, le potremo fare entrambe e poi scegliamo. Okay. Una foto qui è un po' una foto che racconta la sfattoria oggi e quindi anche un po' una denuncia del fatto che magari serve un aiuto, serve un aiuto, perché non è, diciamo, proprio curatissima la situazione. Quindi può avere questo doppio significato. Invece di là mi piace molto perché potrebbe essere un po' una foto legata alla speranza di quello che diverrà. Qui è dove lei un domani, se riuscirà a trovare dei fondi, a trovare degli aiuti, vuole costruire tutti i recinti per far sì che gli animali abbiano il loro spazio, lo spazio reale necessario che meriterebbero. Attualmente è così, rientra nella sua proprietà, ma ovviamente è ingestibile. Manco a dirlo, sta arrivando il cavallo da quella parte e l'asinello che la segue da questa. Allora, proverei, se tu vai lì in mezzo al campo. Sì. Loro sicuramente ti seguiranno, imbastisci una relazione con loro in base a quello che fai di solito, li accarezzi, li guardi, quello che ti viene. Okay. Io provo a immortalarvi così, ok? Poi ci spostiamo un po' in qua. Qui dobbiamo andare in una direzione opposta a quell'altra. Stai con le mani così semplicemente e ti guardi intorno, io ti faccio un po' di scatti. Ok. Arturo! Guarda! Buongiorno! Si è pure scavato il letto! Proviamo a mortalare il rapporto. Arturo! Senti, 2-3 sbadigli di rito per forza. Ti dammi un bacio. Dai, un bacio. Durante la lotta che ha permesso poi di salvarli, ci sono i due murales che abbiamo fatto con tutta la gente. Sulla porta c'è scritto resistiamo. È quello lì. Sì, l'abbiamo fatto quando qui, ti dico, c'era la paura che da un momento all'altro arrivassero i blindati. Facciamolo con anche un automano appoggiato. Ah, infine.
L'altra mano non la vedo, però esattamente, esattamente. Ferma così. Ferma così. Sono cose che ti cambiano profondamente, ti insegnano ad apprezzare la vita, ma anche a gestirla in maniera completamente diversa. E oltre a essere immunodepresso, Gigi era depresso anche a livello psicologico gravemente. C'è stato un momento in cui lui non voleva più accettare terapie di nessun tipo. E gli ho detto, lo vorresti un maialino? Mi ha detto sì. Quando ho visto un po' di luce negli occhi, ho detto lo devo trovare, assolutamente. Era la sua coperta di lino, si era rifugiato in un mondo in cui questo maialino l'aveva traghettato. Non aveva più nulla, non serviva più la morfina. Per un attimo eravamo in una bolla, sospesi nella normalità di una giornata come tante altre che avevamo vissuto prima che ci fosse la malattia. Tenerla era illegale. Ho detto, come illegale? Cioè, un animale che ha rappresentato la vita, per me è il mio compagno ed è la mia vita successivamente alla sua morte, all'improvviso rischio di spezzare quell'unica catena, quell'unico legame che mi tiene in vita. Di un po'. Tutti in fila, schierati. Che volevo dire, Checco? Che carini. Bella. Ci resta ad avvicinarla un po', sì? A tirarla su al volto. Ora la cattivona. Ci prendiamo un caffè con lei? Sì. Pronti? Anche pulita per sicurezza, senza queste. Ok, direi che ci siamo. Come passi da... Da 1 a 200, perché sapendo che io avevo un maiale lo portavo al parco sotto casa, perché praticamente poi le persone hanno, si sono sparsa la voce che c'era una signora a Trastevere che aveva un maiale, e poi quando ci sono state delle emergenze... Quindi partendo dal tuo quartiere, da questa, tra virgolette, stranezza del fatto, sì, che tu avevi un maiale, che è una cosa che non si vede benché meno in città, no, la gente ha iniziato a... Sì. Allargare questa cosa, allargare, in realtà non tu ti sei ritrovata in questa... Io mi sono ritrovata in questa vortice, se vogliamo, interpellata in causa. C'era un luogo della regione che eventualmente poteva essere su richiesta poi fatta la domanda per un'assegnazione. Trovando uno scenario apocalittico, perché 40 anni di abbandono in cui... Attuale. Questa è la situation.
fase di selezione, e qui casca l'asino, perché in questo caso ho semplicemente fatto, fortunatamente, anzi potuto fare una post-produzione sul mio monitor calibrato EIZO, e poi per comodità, quando devo fare queste cose, prima di mandare le foto al cliente, me le riguardo sul televisore. Io ho un 55 pollici, un OLED, è calibrato per la fotografia? No, chi se ne frega, è più una questione di avere l'impatto visivo con la foto vista in grande, e lo posso fare soltanto così. Quindi ci tenevo a mostrarvi questo precario setup e fare un po' di selezione con voi. Grazie, e quindi vediamoci sul monitor un po' di risultati. Io ho diviso per categorie, la prima è il totale, ed eccoci qui. Questa è la giornata in cui era più nuvoloso, e la prima è quella che al momento preferisco di più, con la veduta di tutto questo spazio verde che un domani che rappresenta la speranza di quello che un domani potrebbe diventare la sfattoria, e questo cavallo che la raggiunge, che secondo me rafforza un po' questa parola chiave che abbiamo trovato in questa foto, che è appunto speranza. Mi piace molto. Questa devo dire che è quella su cui ero meno incerto. Vi faccio comunque vedere le altre. Abbiamo un campo più ravvicinato che secondo me riesce a riportare la stessa cosa, e gode del vantaggio di avere Roma sullo sfondo in piccola parte, e quindi si crea anche quella posizione geografica di luogo vicino a una città che secondo me ha una rilevanza all'interno di questa storia. Però fotograficamente, esteticamente, preferisco il totale più largo. Abbiamo poi invece la situazione al tramonto, che come foto in sé mi piace molto, ma trovo un pochettino più scontate e meno idonee, con un mood che è meno interessante secondo me rispetto a quello che è adesso il tono e il momento che sta vivendo Paola. Abbiamo poi il lato sfattoria, quindi cambiamo dalla speranza a delle foto che potrebbero rientrare in realtà nella categoria denuncia. La denuncia del fatto che lei è stata un po' abbandonata da istituzioni, volontari, dopo tutto il grande caos che ci fu con coinvolgimento di telegiornali e quant'altro, in quel periodo in cui gli animali rischiavano l'abbattimento. Questa secondo me è abbastanza centrata, rappresenta un po' la sua desolazione, così come questa che mette più in primo piano le due stalle. Diciamo che queste le escluderei, forse perché esiste già una categoria denuncia che ci riporterà un po' su questa tematica. Andiamo nella categoria ritratto, ne abbiamo tre. Metto sempre per primo quello che al momento è il mio favorito. Poi è un doppio ritratto, sostanzialmente, e mi piacciono le espressioni di entrambi. Mi dà proprio l'idea di una Paola attenta ai propri animali, e di un animale che è stato in qualche modo salvato, che secondo me è la più idonea a rappresentare un ritratto dell'essenza di Paola oggi. Che altro abbiamo? Abbiamo lei con il naso sporco di fango, mi piaceva perché si collegava a quel momento di gioco che ha avuto con il cinghiale, l'avete visto nel video, e quindi rappresenta in una chiave positiva, si lega alla tematica non di denuncia, se vogliamo, come il primo, ma di rapporto. Torniamo sulla denuncia. Secondo me questa foto è molto bella, abbiamo beccato un orario molto interessante, lei è stata molto sincera, diciamo, nei miei confronti a livello emozionale, perché le ho chiesto di concentrarsi su determinate cose ed effettivamente si è un po' persa nei suoi pensieri. Voi avete visto pochi secondi, ma abbiamo scattato parecchio, ed emerge tutto. Quindi l'indecisione rimane tra questa e questa, e forse potremo farci un'idea in base alle altre selezioni, cioè se una di queste due tematiche, situazioni, escono fortemente nelle altre categorie, potremmo andare ad escludere più facilmente il ritratto meno idoneo. Andiamo sulla categoria rapporto, quindi il rapporto che lei ha con gli animali della sfattoria. Il cinghiale l'ho messo per primo perché è un po' l'animale più sfortunato, se vogliamo, l'ultimo tra gli ultimi, venendo a sapere insomma quello che gli spetta tra la caccia, che non è così regolamentata, e il fatto che quando viene trovato di base l'unica soluzione che si ha è l'abbattimento immediato, non viene neanche presa in considerazione l'idea di rimetterlo in natura. Come alternativa propongo questa, per il semplice fatto che è molto spontanea. Questo cinghiale letteralmente le è saltato addosso di gioia, letteralmente come un cagnolino, e non è stato facile fotografarlo, c'era poca luce, ho ottenuto parecchi scatti mossi. Questa era una recuperabile, per quanto leggermente mossa, ma qui chi se ne frega della
perfezione, quello che conta è il momento, e la reputo molto molto bella, forse un po' impattante rispetto alla prima. Sì, forse la mia prima scelta, ora vedi, guardandola in grande, mi torna che questa potrebbe essere la scelta giusta. Arriviamo alla foto di denuncia. Questa foto siamo riusciti a imbastirla in un buon momento, in cui le stalle di questa stalla, ce ne sono due, non erano piene. C'è qualche maiale sulla destra ma non si intravede. C'è questa infilata bellissima che anche con lo smartphone permette di avere questo bello sfocato perché c'è molta profondità. Ho potuto piazzare con calma la mia luce, la luce morbida all'interno, questa era una giornata nuvolosa, ha aiutato tantissimo, e c'è proprio un'atmosfera che banalmente reputerei filmica, e c'è tutta la qualità del sensore principale del 14T Pro e c'è l'espressione soprattutto di Paola. Però mi piace perché vedo un mix di cose, cioè è una richiesta di aiuto propositiva, questo sguardo dritto in macchina, e quindi non un abbattimento. E ho pochissimi dubbi su questa, non ve ne faccio vedere altre. Poi una categoria era al lavoro, quindi Paola al lavoro sulla sfattoria. Questa è la più difficile perché lì dentro fa 3.000 cose. Mi sono concentrato molto su questa situazione della stalla, ovviamente, che era la più impattante a livello estetico. Questa potrebbe essere qualcosa, perché lei vuole raccontare molto il fatto che, a differenza di quanto non faccia spesso addirittura l'ASL, ovvero alcuni addetti dell'ASL, ci tiene tantissimo alla regolamentazione, tutto ciò che riguarda l'igiene e le norme di sicurezza legate al mondo dei maiali in virtù di ciò che è stata la peste suina. Non è forse la più impattante a livello di contesto, di fotograficamente, ma per il racconto è forse la mia prima scelta. Poi abbiamo una serie di foto di lei fisicamente al lavoro che sposta cose in questo spazio enorme della sfattoria, dove il tempo di sistemare un angolo si crea casino in un altro, è veramente difficile, ragazzi, ve lo assicuro. Abbiamo questa, abbiamo lei dentro le stalle che scavalca per entrare nel recinto e pulirlo. Abbiamo questa che è un po' più legata all'atmosfera, insomma, un po' più estetica, e l'ho messa in terza battuta. Abbiamo lei durante il salvataggio. Non mi dispiace questa, con il proprietario del maiale che si era smarrito e l'addetto, diciamo, al riconoscimento di questo maiale, che è la persona, tra virgolette, da convincere per far sì che eccezionalmente il maiale esca dal mattatoio, una cosa che almeno fino a qualche anno fa succedeva veramente di rado. Sul fine giornata purtroppo non sono potuto mai rimanere con lei fino a sera, ma ho approfittato del momento caffè, che in realtà era una pausa, per raccontare comunque un qualcosa che potesse rappresentare una sorta di fine giornata. Lei a tavola mi dà un po' questa impressione, è anche molto forte secondo me come fotografia legata al rapporto, però su quella, ripeto, vorrei concentrarmi sulla questione cinghiali. Allora, categoria dettaglio, forse quella un po' più debole. Intanto abbiamo questa lavagnetta che è stata fatta da tutti i volontari nel periodo del caos per salvarli dall'esecuzione che lo Stato aveva previsto per tutti questi animali. Ed è semplice, molto semplice come foto, ma abbastanza esplicativa, simbolica, e racconta delle cose, insomma, ci si perde un po' nella lettura di questo quadro, e la cosa mi piace molto, onestamente. E poi c'è il dettaglio del resistiamo. Mi sarebbe piaciuto avere tante mani attorno, ma questo succederà quando la sfattoria tornerà ad essere piena di volontari, o perché no, proprio di addetti ai lavori, si spera. Non so bene ancora cosa scegliere, dipende un po' sempre dal tono della sequenza. In ultima, la categoria incognita, che magari all'inizio vi siete chiesti di cosa potesse essere, di base un'ottava foto, random, da capire. Alla fine ho scelto, riguardandomele tutte, calcolate che mi sono portato a casa parecchi scatti, in totale selezionati e post prodotti su Lightroom circa 35, e poi di questi 35 un'ulteriore scrematura per arrivare a quelli che state guardando. Ho deciso di dedicare questa categoria agli animali. In primis ho messo questo ritratto, secondo me molto ben riuscito, a questo cavallo in movimento, cioè mi dà questa idea di dinamicità che si lega molto a questo animale, mi piace tanto, però allo stesso tempo ha lo sguardo congelato fisso che guarda in macchina. E la criniera mossa, insomma, mi piace proprio tanto fotograficamente. Nonostante sia molto chiusa,
mi dà una grande idea di libertà, non so perché, e lo trovo interessante. E poi mi piaceva questo agnellino che scende le scale, la tranquillità con cui lo fa, è una roba, quello che ho pensato è stato in un classico allevamento, nel suo periodo breve di vita, non potrebbe mai muoversi così liberamente, con la tranquillità di un cagnolino che fa le scale, entra in casa, poi scende, si fa un giro e quant'altro. Niente ragazzi, finisce qui con quest'ultima fase il nostro video. Io spero che abbiate trovato interessante questa piccola produzione che abbiamo realizzato per il mio canale YouTube. Vi comunico che l'intento è quello di, attraverso la possibilità che ci ha dato Xiaomi nella creazione di questo reportage e attraverso il nostro piccolo impegno come produzione per la realizzazione di questo video, che in realtà presenta tantissime riprese e interviste che non avete visto, per appunto arrivare alla creazione, allo scopo reale di un piccolo trailer che racconti questa storia, nella speranza di riuscire a produrla sotto forma di documentario, un po' come abbiamo fatto l'anno scorso con Se Io Non Dimentico. È una storia che secondo me merita molto, una tematica interessante, una persona pazzesca Paola sotto tantissimi punti di vista. Uscirà questo trailer che creeremo, uscirà sul mio canale in via del tutto eccezionale, perché qui parliamo d'altro, ma ci tengo a farvelo vedere, quindi tenete a mente La Sfattoria degli Ultimi, e se volete in qualche modo sostenere sia me ovviamente che lei, cominciate proprio da questo video, diamogli più visibilità possibile, aiutatemi con la selezione delle foto, scrivete nei commenti, non vedo l'ora di sentire la vostra. Come sempre vi ricordo di mettere like al canale, seguirmi anche su Instagram, andare sul mio sito www.vincenzodecaro.com, trovate i preset, trovate le LUT, trovate un po' di tutto per il mondo della smartphone photography. Fatemi sapere se vi piacciono altri contenuti di questo tipo, e per questa quarta puntata di Sfide di Smartphone Photography è tutto.